consiglio comunale di fare quelle azioni che permette all'interno a un consigliere comunale con mozioni, con interrogazioni, proprio su questa stare attento, porre attenzione, perché molte volte andiamo nella città e dici ma che si sta a minoranza? Diciamo parliamo di tutto, no? Oggi sembra che batte un colpo, va bene, andiamo avanti, è questa l'attenzione che vuole anche, che è giusto che ha detto Battistina, che la minoranza serve, serve per porre attenzione, per risolvere i problemi della città, ma questo è importante. Allora battiamo un colpo, io dico ai rappresentanti che stanno in consiglio comunale, no? Come mai oggi si sono svegliati, insomma nel senso che, no? State regionali, ci sono altre cose, non lo so, no? C'ho un po' dei dubbi. Mi auguro che in seguito veramente portano avanti magari queste azioni, no? Queste azioni forti che vedono anche il protagonismo anche di una minoranza che potrebbe essere in futuro anche, diciamo, forza di governo di questa città, anche se è stato un momento di stato. Io ho fatto il conto nel senso che tengo a questo perché io voglio parlare come consigliere comunale e il ruolo, no, dei consiglieri comunali, che penso che è importante questo, perché il consigliere comunale eletto dal popolo è giusto che, no, dica la sua anche in consiglio, ma è qui l'evidenza. Qui l'evidenza, io un appello alla minoranza a tutti porre attenzione su questo, senza piangere, il pianto non serve, no? Serve un'azione concreta. Io intanto vi dico che abbiamo un impegno che viene il viceministro Nencini a